Ok, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa quinta lezione del corso di astronomia di base. Non scappate perché alla fine ci sarà un brindisi così per festeggiare la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, un po' in anticipo ma il tempo è relativo, anzi vi annuncio già che ci sarà la conferenza sulla relatività l'anno prossimo, quindi è una sorta di trailer questo qui. Bene, dicevo, la quinta lezione dedicata alla storia della materia. La storia della materia è intesa non tanto come gli ingredienti base del nostro universo si sono venuti a creare durante il Big Bang, questo sarà un argomento di un futuro intervento dell'anno prossimo, ma piuttosto come a partire da quel minestrone, per così dire, di protoni che costituivano l'universo primordiale si sono venuti a creare tutti gli atomi e quindi tutti gli elementi che oggi noi possiamo osservare sulla Terra, o meglio che possiamo osservare nello spazio. Quindi in verità, ecco perché ho fatto questo piccolo inciso, la storia della materia non coincide con la sua origine, perché l'origine vuol dire come gli elementi base, cioè i protoni, si sono venuti a creare durante il Big Bang. Parliamo di storia della materia, proprio della materia con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, gli atomi di cui siamo costituiti anche noi stessi, perché dal Big Bang, poi verrà spiegato nella prossima coppia di lezioni, presumibilmente sulla cosmologia, è venuto fuori una composizione chimica estremamente semplice, sostanzialmente idrogeno ed elio. Da dove viene tutto il resto? Da dove viene il carbonio, l'ossigeno, il ferro, i metalli pesanti, tutto ciò che costituisce la Terra e i pianeti? Si è formato in un certo modo che andremo a spiegare in questa lezione, che vi annunciamo già sarà divisa in due parti perché è abbastanza lunga. Riusciamo ad arrivare appena a, diciamo, a un punto di sospensione, a un prossimamente sì. Come si formerà questa materia. Stasera parleremo soltanto delle condizioni perché ciò possa essere messo in essere in determinati oggetti celesti, che poi sono anche i più noti. E comunque l'universo, quando si è venuto a creare, quindi quando la fase di inflazione e altre fasi successive, cioè quando la materia ha assunto massa, fondamentalmente la materia era costituita da protoni ed elettroni, quindi da particelle elementari che poi, mediante processi di nucleosintesi, quindi anticipo già un po' le conclusioni, hanno permesso, questi processi di nucleosintesi hanno permesso di costituire gli atomi più complessi. Gli atomi, quindi la parola chiave è l'atomo. Io amo sempre fare un po' una retrospettiva, che cos'è l'atomo, il nome è estremamente attuale. Siamo già da abbastanza recente, quindi tu sei quello avanti. Avanti Cristo, quindi. Si parte ancora da prima. Però l'atomo è un concetto, se si vuole, antico. L'atomo, l'indivisibile, è un concetto che fu annunciato nella filosofia di Leucippo e di Democrito, quindi stiamo parlando più o meno nel 400-450 avanti Cristo. L'idea era quella della materia costituita da mattoni di base e circondati dal vuoto. Ecco, questo concetto di vuoto dava un pochettino fastidio nell'antichità, in particolare dava fastidio ad Aristotele, per cui Aristotele in parte avversò la teoria atomica di questi due filosofi dell'antichità. C'è da dire che questo ovviamente si riverberò poi negli anni successivi, soprattutto nel Medioevo, quando specie in Europa la dottrina aristotelica imperversava, quindi l'atomo fu, per così dire, messo da parte. E credo anche un notevole rallentamento del progresso dello studio della chimica, che la chimica è lo studio di come gli atomi si aggregano tra di loro. Pensate che l'atomo è entrato nella scienza praticamente con Avogadro, quindi quando siamo
Sì, ma c'è anche la slide successiva che ritrae Mendeleev, questo chimico russo, che si accorge che c'è una relazione tra elementi chimici che in qualche maniera apparivano periodicamente. Quindi Mendeleev è il primo che redige questa tavola, la tavola periodica degli elementi, dove vengono messi in colonna elementi che hanno proprietà chimiche simili. È il primo tentativo di cercare di correlare le proprietà chimiche della materia con la struttura dell'atomo. Poi, perché si occupa di chimica, questo è abbastanza semplice, è legato alla presenza degli elettroni che girano, è dovuto alla particolare configurazione degli elettroni che girano attorno all'atomo e attorno al nucleo. Pensate alla portata scientifica, all'intuizione prodigiosa di Mendeleev, che formulò la sua teoria ignorando completamente quella che era la costituzione dell'atomo. Quindi gli elettroni e i protoni non erano conosciuti, si conoscevano soltanto le proprietà chimiche degli elementi e si riusciva a malapena a distinguere gli elementi dai composti. Quindi pensate al lavoro concettuale che c'è dietro questa prima formulazione della tavola periodica. Ma per avere una prima teoria che cerca di dare una spiegazione moderna dell'atomo, bisogna arrivare al 1900. Quindi praticamente le prime teorie erano del 400 avanti Cristo e insomma sono dovuti passare quasi 2300 anni prima che l'uomo ritentasse di dare forma in maniera compiuta alla teoria che spiegava la natura dell'atomo e la natura della materia. E quindi tutta la materia è costituita da atomi e molecole, le molecole stesse sono formate da atomi, la struttura dell'atomo è in verità era proprio l'aspetto critico, perché non era così chiaro come l'atomo fosse organizzato. I primi esperimenti sull'atomo si devono a Thomson, questo signore qua, che interviene, cerca di analizzare con alcuni esperimenti per capire come fosse fatto un atomo, perché le prime ipotesi della struttura dell'atomo era che l'atomo fosse una struttura a panettone, è natalizio, quindi in qualche maniera, cioè l'atomo è pieno, una pallina, una sorta di boccia, dove all'interno girano in una sorta di fluido, girano gli elettroni, ma anche se il concetto di elettrone non era ancora chiaro, una sorta di boccia all'interno del quale c'è un fluido in cui si muove qualcosa. Questo era il concetto di atomo. L'esperimento di Rutherford è proprio quello delle particelle radioattive che tornano indietro, diciamo. Rutherford scoprì col suo esperimento famosissimo di diffusione di particelle radioattive da parte di un sottile foglio di metallo, credo di oro, che le particelle andavano in massima parte dall'altra parte indisturbate, salvo poche che urtavano come se avessero cozzato contro qualcosa di piccolissimo e solido. E quindi? È la scoperta del nucleo atomico, una scoperta sconvolgente per l'epoca, perché dimostrava che gli atomi erano costituiti quasi interamente di vuoto e avevano tutta la materia concentrata in una regione infinitesimamente piccola. Guardate gli anni, Thomson praticamente compie i suoi esperimenti a fine del 1800 e gli altri, sia Rutherford che Bohr, incominciano i loro esperimenti all'inizio del Novecento. Quindi possiamo dire che i modelli dell'atomo in senso moderno sono dei primi anni del Novecento. Forse il primo modello in senso stretto di come l'atomo è fatto lo si deve a Bohr, che propone il modello planetario, cioè gli elettroni si muovono
attorno a un sole che è il nucleo, quindi il nucleo rappresenta il sole e gli elettroni sono altrettanti pianeti che ruotano attorno al sole e quindi gli elettroni ruotano su delle orbite circolari, ruotano attorno al nucleo su delle orbite circolari. Non tutte le orbite sono possibili, le orbite sono stabilite in maniera ben precisa perché quando l'elettrone si muove su questa orbita, su una di queste orbite prestabilite, non perde energia, non irradia energia, perché qui bisognerebbe conoscere le leggi di Maxwell, ma quando una carica ruota, ecco questo lo anticipo soprattutto per i più giovani, quando c'è una carica elettrica ruota, quando accelera, quando ruota, perché quando ruota c'è l'accelerazione centripeta, quindi quando una carica ruota produce un campo elettrico e un campo magnetico e la presenza di questo campo elettrico e campo magnetico dovrebbe far perdere energia alle elettroni. Ed è quello che facciamo normalmente nelle trasmissioni radio, facciamo oscillare delle cariche che irradiano onde elettromagnetiche nello spazio, quindi questo è un fenomeno che macroscopicamente avviene. Però qui c'era una... A livello dell'atomo questo non è più vero. Quindi Bohr ipotizza che quando l'elettrone si muove su queste orbite prestabilite e solo su queste, l'elettrone non perde energia. Quindi non cade sul nucleo, per così dire. Perché tenete conto che l'elettrone e il nucleo si attraggono, perché il nucleo è positivo, gli elettroni sono negativi. Quindi c'è non è chiaro neanche a Bohr per quale ragione questi elettroni, muovendosi attorno al nucleo, non debbano perdere energia. La cosa incomincia a chiarirsi perché nel frattempo si sviluppa la fisica quantistica, ci si accorge che alcune proprietà dell'elettrone, in particolare l'energia posseduta dagli elettroni, non è un'energia continua, ma l'elettrone può possedere soltanto determinate quantità di energia. Per così dire, l'energia degli elettroni non viene venduta, non viene posseduta in una maniera continua, ma viene posseduta a pacchetti. L'elettrone può possedere un pacchetto, 2, 3, 4, 5 pacchetti dell'energia, ma non può possederne 2,5, non può possederne 5,6, o ne possiede 5, o ne possiede 6. Si dice che l'energia dell'elettrone è quantizzata. E questo lo vediamo poi anche in spettroscopia, perché gli spettri dei gas incandescenti non sono spettri continui, ma hanno soltanto lunghezze d'onda ben precisate, ben stabilite, che sono proprio quelle dovute alle possibili differenze tra gli stati quantici dell'elettrone. E infatti, quindi, tra questi livelli l'elettrone può emettere determinate quantità di energia, ma solo quelle. E in effetti la teoria di Bohr spiega l'emissione della luce, dei fotoni. Vengono emessi fotoni soltanto quando l'elettrone passa da un'orbita a un'altra orbita, in particolare quando passa da un'orbita esterna a un'orbita più interna. Quando c'è questo passaggio da un'orbita esterna a un'orbita più interna, viene emesso un quanto di luce, un fotone. Però la cosa che è importante qui sottolineare è che il modello di Bohr spiega il perché l'atomo sia prevalentemente vuoto. L'atomo è prevalentemente vuoto perché tutta la massa, secondo Bohr, è concentrata nel nucleo e gli elettroni, muovendosi, formano una sorta di nuvola attorno al nucleo e quindi quello che ci appare come pieno in verità è dovuto al fatto che ci sono questi elettroni che ruotano attorno al nucleo. Sottolineiamo ancora che il rapporto tra le dimensioni del nucleo e quelle dell'atomo ci servirà poi alla fine della prossima lezione quando avremo a che fare con oggetti molto particolari. Vi dico soltanto che per rapportare un po' a dimensioni quotidiane, se il nucleo dell'atomo fosse grosso come un pallone, gli elettroni sarebbero dei piselli che orbitano più o meno a varazze. Quindi tutto il resto è vuoto, tutto il resto non c'è niente. E la massa è concentrata tutta in questo pallone.
Quindi il rapporto tra la densità della materia ordinaria e quella della materia che c'è nel nucleo è di un numero fantastico di ordini di grandezza. Questo ci servirà. E poi una cosa che uno potrebbe allora chiedersi è: ma perché noi riusciamo a, ad esempio, io riesco a picchiare su questo tavolo, per quale ragione? Se il tavolo è prevalentemente vuoto, anche la mia mano è prevalentemente vuota, allora come mai possiamo toccare e sollevare gli oggetti? Ecco qui che ultimo passo verso un modello più attuale, più moderno dell'atomo, lo si deve giusto a Schrödinger. Siamo anche qui agli inizi del secolo scorso. Anche in questo caso l'atomo è costituito da un nucleo centrale e dagli elettroni che girano attorno al nucleo. Attenzione però come girano. Non girano più su delle orbite di tipo planetario, ma girano un po' come vogliono. Girano liberamente attorno al nucleo in modo da costituire una sorta di nuvola. Non ci sono delle orbite stabilite, ci sono dei volumi, per così dire, entro cui l'elettrone si muove in maniera vorticosa. Sparisce il concetto di orbita e il concetto di orbita viene sostituito da un nuovo concetto, il concetto di orbitale. L'orbitale è il volume della nuvola. Noi vediamo, se potessimo fare una lunga esposizione, per così dire, dell'elettrone che ruota attorno al nucleo, vedremmo alla fine un volume, in certi casi una sfera, in certi casi una sorta di pera, in altri casi una sorta di ciambella, entro cui l'elettrone ha la massima probabilità di trovarsi. Ecco il concetto di orbitale. Il concetto di orbitale, da un punto di vista matematico, è un volume entro il quale si ha il 95% delle probabilità, quindi si ha un'elevatissima probabilità di trovare l'elettrone. Ecco qui, questo è un orbitale di tipo S, vedete, è di fatto una sfera, ma non è un'orbita circolare, è un volume, una palla. All'interno di questa palla sappiamo che l'elettrone ci sta per il 95% del tempo, quindi se dovessimo dire dov'è, uno dice è lì dentro. Questo non vuol dire che l'elettrone non possa essere fuori. Questo ci dice soltanto che per il 95% del tempo l'elettrone sta dentro questa sfera. Quindi l'elettrone vive qui dentro. Questi sono degli orbitali di tipo P, se non vado errato, e vedete, in questo caso l'elettrone o sta di sopra o sta di sotto. Un po' sta di sopra, un po' sta di sotto. Anche in questo caso l'insieme di questi due volumi rappresenta la regione in cui l'elettrone vive per il 95% del tempo, però l'elettrone da un punto di vista concettuale potrebbe stare ovunque. Quindi, ritornando all'esempio che aveva fatto Roberto, cioè il pallone e il nucleo, l'elettrone gira a 40 km. L'elettrone sì, insomma, più o meno lo troviamo tra, per così dire, tra Celle e Cogoleto, ma potrebbe stare anche alla Spezia ogni tanto. Quindi per la maggior parte del tempo, per il 95% del tempo, soggiorna lì, soggiorna tra Albissola e Cogoleto, però ogni tanto se ne va alla Spezia, ma e perché no? Ma potremmo trovarlo anche a Roma. Non c'è limite di dove possa andare a trovarsi l'elettrone. Quindi noi abbiamo soltanto un'indicazione di dov'è la massima probabilità di individuare l'elettrone. Tenete conto che questa nuova visione dell'atomo si sposa con un'altra teoria che nel frattempo è stata che si è venuta a consolidare nel frattempo, che è la teoria che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ci sono, secondo il principio di indeterminazione, esistono delle coppie di grandezze fisiche per le quali l'errore che si commette nel misurare sono complementari. Cosa vuol dire questa affermazione che ho testé fatto?
parlando di elettrone, il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che non è possibile misurare contemporaneamente con elevata precisione la velocità e la posizione dell'elettrone. Cioè, se noi vogliamo individuare la posizione, non ne conosciamo la velocità. Se invece vogliamo conoscere con elevata precisione la velocità, non riusciamo a sapere dove l'elettrone è. Il problema, se lo vogliamo vedere sotto un aspetto fisico, è che la misura di una determinata grandezza fisica, la tecnica per misurare questa determinata grandezza fisica, influenza la misura. Se vogliamo andare a fotografare l'elettrone, dobbiamo illuminarlo. Ebbene, nel momento in cui lo illuminiamo, l'elettrone acquisisce velocità e quindi si sposta. Quindi, più sono potenti, più disturbano l'oggetto osservato. Ed è un fatto reale. Un microscopio elettronico che lo usiamo per andare a indagare la materia a piccole scale deve sparare sulla materia quasi di particelle accelerate magari a 15-20 kV e quindi interferiscono pesantemente con la materia e possono anche danneggiare il campione. E quindi nel momento in cui spariamo i fotoni o gli elettroni per fare la misura, quando i fotoni cozzano contro gli elettroni dell'atomo, fanno schizzare via gli elettroni dell'atomo. E quindi noi nel momento in cui volessimo conoscere la posizione, non riusciamo a conoscere la velocità e viceversa. Questo stravolge un po' le cose e soprattutto il principio di indeterminazione che nel frattempo si viene ad affermare insieme alla fisica quantistica butta una nuova luce su come interpretare gli esperimenti a livello microscopico, quindi quando vogliamo osservare il molto molto piccolo. Ci accorgiamo che se si va a osservare il molto molto piccolo, le leggi della fisica classica, della meccanica classica, sembrano non più funzionare, anzi, in genere non funzionano. E quindi dobbiamo riformulare una teoria che spieghi il molto piccolo, e queste qui sono le teorie della meccanica quantistica, che in qualche misura è legata, come dicevo prima, al principio di indeterminazione. Ma entriamo un pochettino più nel vivo della discussione, cercando di elencare gli elementi costituenti basilari dell'atomo. Non parleremo di quark, parliamo soltanto di quegli elementi che sono più noti a tutti. Ad esempio gli elettroni abbiamo detto che sono quelle particelle, e sono particelle elementari, appartengono al gruppo dei leptoni, sono particelle elementari che ruotano attorno al nucleo, hanno una carica negativa, una massa piccolissima. Se volessimo pesare un elettrone, pesare è un termine ovviamente non corretto, volessimo conoscere la sua massa, avremmo un numero che è 9 preceduto da 31 zeri, quindi 0,0000, poi finalmente arriva un 9, perché è 9 per 10 alla meno 31 kg. Poi ci ritorno, che cosa vuol dire questa seconda parte della misura della massa. Il simbolo normalmente è E, con un trattino sopra, E meno. Quando non si scrive niente, si scrive E, si intende l'elettrone. Oppure beta. Beta è il simbolo dell'elettrone con il segnetto meno. Dove si sono venuti a creare? Sono stati creati insieme agli altri elementi primordiali durante il Big Bang. In verità possono anche essere prodotti durante il cosiddetto decadimento beta, che andremo a vedere più tardi, non so se oggi o nel prossimo intervento. Esiste l'antiparticella, l'antimateria per così dire dell'elettrone, che prende il nome di positrone e si indica con E più o beta più. Ecco qui, adesso provo a dire che cosa sta a indicare questo secondo
questo secondo modo di esprimere la massa dell'elettrone. Vabbè, questa massa qui più o meno è familiare, misuriamo in chili, poi che sia un numero molto piccolo, 0 seguito 0 virgola seguito da 31 zeri, vabbè, questo vabbè, però si misura in chili. Invece qui si misura in mega electron volt diviso C quadro. C è la velocità della luce. Beh, questo deriva dal fatto che Einstein ha fondamentalmente indicato una sostanziale equivalenza tra massa ed energia. L'energia è uguale alla massa che moltiplica la velocità della luce elevata al quadrato. Questa è una costante, la velocità della luce sappiamo che è costante, non dipende dal sistema di riferimento, e quindi a meno di questa costante più è grande l'energia, più è grande la massa, più è grande la massa, più è grande l'energia. Quindi la massa si può misurare o si può esprimere come energia. Invece di esprimere la massa, possiamo esprimere l'energia. Prendiamo la massa, la moltiplichiamo per la velocità della luce, ecco che abbiamo l'energia. Oppure, se abbiamo questa energia, che è il mega electron volt, perché il mega electron volt è una misura di energia, e la dividiamo per C quadro, abbiamo la massa. È un altro modo di esprimere la massa. Certo, non va bene quando si va dal panettiere. Probabilmente non è bello dire vado a comprare qualche mega electron volt di pane, però insomma si potrebbe, poi chissà che cosa ci dà il panettiere, forse è meglio non esprimere la quantità di pane in mega electron volt. Quando è che si vede che la massa si trasforma, quando è che la massa, in senso una particella, si trasforma in pura energia? Beh, se noi abbiamo un positrone e questo positrone incappa e si scontra contro un elettrone, i due spariscono, si annichiliscono e quello che viene emesso è un fotone. L'energia del fotone, quindi l'energia della luce, chiamiamo così in senso lato, l'energia della luce è proprio pari alla somma delle masse che si sono andate annichilite, che si sono annichilite. Quindi se si annichilisce un elettrone con un positrone, dato che l'elettrone e il positrone hanno più o meno la stessa massa, cioè circa 0,51 mega electron volt diviso C quadro, il fotone che viene emesso ha un'energia di un mega electron volt. Poi qui dovremmo, soprattutto tu che sei il più giovane di tutti in questa platea, vabbè, poi ci sarà tempo per chiarire perché l'energia si misura in electron volt. Però sai, la tensione elettrica, quindi la capacità di produrre l'energia, in qualche misura si misura in volt. E quindi puoi intuire come la tensione in qualche maniera sia correlata all'energia. Passiamo adesso all'altro elemento dell'atomo, al nucleo. All'interno del nucleo ci sono i nucleoni, due tipi di nucleoni. I protoni hanno carica positiva, anche qui la massa è espressa sia in chilogrammi che in mega electron volt. Attenzione, guardate, qui c'è scritto 10 alla meno 27, laggiù c'era scritto 10 alla meno 31, quindi qui c'è 0 seguito da 20, 0 virgola seguito da 27 zeri, nell'altro caso c'era scritto invece 0 seguiti da 31 zeri. Quindi guardate come la massa dell'elettrone sia decisamente maggiore rispetto alla massa la massa del protone sia decisamente maggiore rispetto alla massa dell'elettrone. Si vede ancora meglio esprimendo la massa in electron volt o in mega electron volt. Qui sono circa 1000, di là era neanche 1. Quindi il rapporto è più o meno 1 a 1000. Quindi vuol dire che il protone è circa
mille volte più massivo, cerco di non dire più pesante, perché pesante non ha un gran senso quando si misurano queste grandezze. La massa è quella che è indipendentemente dalla presenza o dall'assenza della forza di gravità. Il peso invece è correlato alla presenza di una determinata accelerazione gravitazionale. Quindi la massa del protone è circa mille volte più grande della massa dell'elettrone. Il simbolo è P più, la sua particella è l'antiprotone e si scrive P meno. Altro elemento costituente il nucleo è il neutrone. Non ha nessuna carica, il suo simbolo è semplicemente N, né più né meno, perché è neutro. La massa, guardate, è più o meno la stessa di quella del protone, però se ci fate caso è lievemente maggiore. Ricordatevelo. Quindi mettetevi nella zucca che la massa del neutrone è un pochettino più grande della massa del protone, perché questo servirà per capire come mai il Sole brilla. E soprattutto servirà per capire come mai il Sole non esplode come una gigantesca bomba H. Perché uno potrebbe dire, sì, sappiamo più o meno che nel Sole ci sono delle reazioni nucleari, ma come mai il Sole non esplode? E invece noi vi domanderemo perché il Sole non casca su se stesso. Ecco, faremo due domande. Domanda presa da un altro punto di vista. Noi partiremo da quello, perché è più divertente spiegare perché il Sole a un certo punto smette di cadere su se stesso. I neutroni sono instabili al di fuori del nucleo, quindi se uno riesce a estrarre un neutrone, dopo un po' questo neutrone si trasforma in un protone, e questa trasformazione di un neutrone in un protone prende il nome di decadimento beta. Quindi i neutroni rimangono tali solo se sono vicini ai protoni, altrimenti, cioè se stanno nel nucleo, altrimenti spariscono, e meglio, si trasformano in protoni. La sua antiparticella è l'antineutrone. Un po' di terminologia. Numero atomico è quel numero che conta i protoni presenti nel nucleo, e di converso gli elettroni che gli danno intorno. Cariche si devono bilanciare. Il numero compreso è neutro, quindi il numero positive del nucleo corrispondono a quelle negative degli elettroni. Quindi il numero di protoni determina le proprietà chimico-fisiche dell'elemento. Poi abbiamo un'altra definizione, un altro termine, il peso atomico. Invece il peso atomico conta il numero di nucleoni. Quindi il numero atomico è il numero di protoni, peso atomico il numero di nucleoni, quindi protoni più neutroni. Faccio qui un esempio, giusto per capirci, questo è l'atomo dell'elio, simbolo He, l'isotopo, diciamo, fra un attimo vi dico cos'è l'isotopo, diciamo l'elemento stabile dell'elio ha un 4 come apice e un 2 come pedice. 4 esprime il peso atomico, vuol dire che nel nucleo ci sono 4 nucleoni, il numero atomico è il pedice, e questo 2 dice che nel nucleo ci sono 2 protoni. Facendo la differenza, 4 meno 2, 2, vuol dire che nel nucleo ci sono anche 2 neutroni. Quindi questo numero, il numero di nucleoni, questo numero, il numero di protoni, se si fa la differenza si ha il numero di neutroni presenti nel nucleo. Ancora un po' di terminologia, ho appena finito di parlare di isotopo. Iso, un prefisso che ricorre soventemente in lingua italiana, e deriva dal greco, vuol dire lo stesso, e infatti sono gli elementi caratterizzati dallo stesso numero atomico ma da differenti pesi atomici. Il numero dei protoni è lo stesso, cambia il numero di neutroni.
Quindi le proprietà chimiche sono le stesse, le proprietà fisiche sono un pochettino differenti. Quindi gli isotopi di uno stesso elemento hanno le stesse caratteristiche chimiche, quindi se uno si mette a giocare con i reagenti chimici non si accorge immediatamente della presenza di isotopi di un determinato elemento, dopo un po' se ne accorge perché, riguardando ad esempio come uno spettrometro di massa la miscela su cui ha compiuto l'esperimento, si accorge che un elemento ha trasmutato, cioè siamo partiti dal piombo e abbiamo ottenuto l'oro. Non è vero, ma era quello che gli alchimisti tentavano, quello di trasformare il piombo in oro. L'idea era buona, però forse la strada che avevano intrapreso non era quella corretta. Ad esempio, l'esempio classico, ecco qui illustrati tre isotopi del carbonio: C12-6, C13-6, C14-6. Primo caso, 6 protoni, 12 nucleoni. Questo è il peso atomico, questo è il numero atomico. Faccio la differenza, 6 neutroni nel nucleo. Altro isotopo del carbonio, 13 nucleoni, 6 protoni, 13 meno 6, 7, 7 è il numero dei neutroni. E in questo caso si procede similmente: 6 protoni, 14 nucleoni, 8 sono i neutroni presenti nel nucleo. Qual è l'elemento, qual è l'isotopo che più comunemente troviamo in natura? È il primo. Non è che gli altri ci sono, quindi se voi andate a prendere del carbonio, alcuni atomi di carbonio, la prevalenza sono C12-6, ma una piccolissima minoranza è C13-6 e C14-6. E questo è un esempio fatto per il carbonio, però esempi similari lo potremmo fare per quasi tutti gli elementi chimici che conosciamo. Quando si parla di storia della materia non possiamo esimerci dal parlare delle quattro forze fondamentali. Ora dice, ma cosa c'entra? Perché sembra esserci un salto. Sembra, ma poi questi sono gli elementi che fanno parte del giallo, per così dire. E servono tutti. Quindi finora abbiamo visto una parte, abbiamo raccontato una storia e siamo arrivati a capire come è fatto, si fa per dire capire, avere un'idea di come è fatto l'atomo. Dall'altra parte adesso dobbiamo cercare di capire quali sono le forze che intervengono in natura e quindi in particolare alcune forze che intervengono a livello atomico. Eccole qui le quattro forze fondamentali. La forza gravitazionale agisce su tutto ciò che ha massa, quindi agisce sui nucleoni, agisce anche sugli elettroni, ma gli elettroni hanno poca massa, quindi diciamo che nell'atomo chi la fa la parte da leone la fa evidentemente i nuclei, perché sono gli elementi massivi, quelli tra virgolette pesanti. È confinata la forza gravitazionale? È confinabile? Risposta: no, non è confinabile. La forza gravitazionale, io prendo due masse, queste due masse si scambiano una forza attrattiva e questa forza attrattiva diminuisce con l'aumentare della distanza e va giù, quindi tende a scendere, a diventare piccola come 1 su R quadro, dove R è la distanza delle due masse, ma fondamentalmente anche se portate all'infinito una delle due masse, la forza sarà debole, molto molto debole, ma la forza esiste. Quindi la forza gravitazionale esiste sempre, comunque siano lontani le due masse. Poi abbiamo la forza debole, sembra quasi un controsenso, una forza debole.
La forza debole invece, vedete, è una raggio d'azione piccolissimo, 10 alla meno 18 metri. Quindi vuol dire 10 alla 18 metri, 0, poi dobbiamo metterci 18 zeri dopo. Quindi praticamente agisce all'interno del nucleo. Pochissimo. Noi non lo osserviamo mai la forza debole, osserviamo le conseguenze della presenza della forza debole, però nella vita quotidiana, per così dire, non sperimentiamo la forza debole. Quindi la forza debole agisce sulle particelle elementari dell'atomo, sulle particelle costituenti l'atomo. Forza elettromagnetica. La forza elettromagnetica è quella che ci permette, ad esempio, di toccare gli oggetti. È quella che ci permette di fare le trasmissioni radio, è quella che ci permette questa sera di vederci, perché grazie alle interazioni elettromagnetiche noi possiamo avere coscienza della realtà, perché in qualche maniera la nostra retina interagisce e viene stimolata dai fotoni, e i fotoni sono particolari onde elettromagnetiche, o perlomeno possiamo interpretarli come onde elettromagnetiche. Anche in questo caso il raggio d'azione è infinito. Quindi prendete due cariche, una positiva e una negativa, la carica positiva attrae la carica negativa, questa attrazione esiste, diventa via via più debole man mano che la carica positiva si allontana dalla carica negativa, ma non si spegne mai. La forza diminuisce col quadrato della distanza, R è la distanza delle due cariche, però esiste sempre. Interazione forte, ha un raggio d'azione. Guardate anche qui questo numero, 10 alla meno 15. Quindi l'interazione forte agisce di nuovo all'interno dell'atomo. Noi di nuovo non sperimentiamo l'esperienza della nostra vita quotidiana non ci permette di sperimentare direttamente la forza forte. Oppure quando noi osserviamo, in verità un po' la sperimentiamo, perché quando vediamo il sole brillare, lì le interazioni forti giocano un ruolo fondamentale, come le interazioni deboli. Le interazioni deboli sono responsabili del decadimento beta, e quindi ricordatevi, il decadimento beta è quello che permette al sole di brillare e quindi darci la luce, ed è anche quello che impedisce al sole di non esplodere oppure di non implodere. Ci siamo? Più o meno è chiara di cosa abbiamo parlato? E purtroppo si può cercare di banalizzare, ma non più di tanto, perché poi alla fine non diciamo niente o finiamo per dire delle cose imprecise. Parlare delle quattro forze fondamentali ci serve perché quando parliamo di storia della materia, di come si creano gli atomi, è tutta una lotta tra queste quattro forze, in particolare la forza di gravità che agisce sempre e le altre che in qualche modo cercano di opporsi. E la forza di gravità noi la sperimentiamo quotidianamente perché viviamo alla periferia di un corpo abbastanza grosso che è la Terra, che esercita un'attrazione gravitazionale su tutti noi, su qualsiasi oggetto, non so, su questo disco per esempio. Ma immaginate di sospendere nello spazio, che sparisse istantaneamente la Terra, questo disco galleggerebbe nello spazio e non subirebbe praticamente nessuna forza gravitazionale, e quello che è più importante, continuerebbe a mantenere la sua forma, perché lui esercita anche lui una forza gravitazionale, ma è talmente piccola, pensate, no? Il nostro peso è dovuto al fatto che siamo sulla Terra, e avete idea delle dimensioni della Terra, ma la forza di gravità che esercita un oggetto piccolo come questo disco o come me stesso è assolutamente trascurabile. Le mie particelle non cercano di cadere verso il mio centro, perché io sono tenuto insieme dalle forze chimiche, dalle forze che rendono più solida la materia, no? Questo tavolo ha una certa consistenza che deriva esclusivamente dalla sua composizione chimica e dal fatto che gli atomi stanno insieme
per legami chimici, ma la gravità non ha un ruolo nella costituzione di questo tavolo o nel determinare la forma. La forma gliel'ho data io, gliel'ha data un falegname. Una volta che è stabilita. Quando entra in gioco la gravità, parliamo di cosa sono gli oggetti astronomicamente importanti. Cos'è un oggetto astronomicamente importante? È un oggetto la cui struttura e forma sono determinati dalla forza di gravità e non da ciò che lo costituisce. Cosa significa un aggregato di materia in equilibrio? Io qua cito già la parola stella. Diciamo, adesso lasciamo genericamente un oggetto astronomico. È una struttura sferica, perché è sferica, lo vediamo subito, di materia in equilibrio. Ma cosa significa equilibrio per un aggregato di materia nello spazio? Ecco, un oggetto piccolo, come quel sasso che tra l'altro per restare in tema è stato fotografato sulla superficie di Marte, assume una forma propria che è determinata appunto soltanto dalle forze tra i suoi atomi. La gravità lì non c'entra. Se io lanciassi quel sasso nello spazio resterebbe tale quale. Aumentiamo un po' le dimensioni del sasso, arriviamo a 10-15 km. Quel sasso un po' più grosso in realtà è il nucleo di una cometa, una palla di ghiaccio di 5-10 km di diametro. E qui la forma comincia a essere già un po' più tondeggiante, però ancora non ci siamo. L'oggetto può avere ancora forme irregolari. L'autogravità di questo oggetto è ancora piccola. Saliamo un po' di scala. 500 km, questo mi pare Encelado, un satellite di Saturno, e vedete che la forma è sferica. Perché? Perché la massa di questo oggetto qua a questo punto è sufficiente a vincere la resistenza della materia e a stabilire lei la forma. E qual è la forma ideale di un oggetto autogravitante? È quella sferica, perché è quella che tende a raggiungere l'equilibrio delle forze. Se nascesse una protuberanza su quel satellite alta magari 100 km, questa tenderebbe a schiacciarsi, per lo stesso motivo che sulla Terra non potrebbero esistere montagne di 100 km, sprofonderebbero dentro la Terra, non avrebbero motivo di esistere perché il loro stesso peso le schiaccerebbe. Quindi la Terra ha una forma sferica con delle piccole irregolarità che sono tollerate, ma sostanzialmente la sua forma è quella di una sfera, che è quella di una forma in equilibrio sotto l'azione della gravità. E la forza di gravità influisce anche sullo stato, non soltanto sulla forma della materia, perché al centro di quel satellite sicuramente la pressione sarà tale da influire sullo stato fisico della materia. Quindi la pressione potrà cambiare la densità della materia, potrà anche costituirne variarne la fase di aggregazione. Non è detto che l'interno sia solido, potrebbe essere tranquillamente liquido, potrebbe essere un fluido di un altro tipo, potrebbe essere addirittura un plasma nel quale gli atomi sono dissociati in protoni ed elettroni. E però la stabilità di una massa di materia non è fatto poi così ovvio. Perché la Terra ha questo raggio? Perché la Terra è grande con la sua massa, che adesso non mi ricordo quant'è, ha un raggio di 12.000 km? Perché è il raggio che la Terra riesce ad assumere in virtù di quanto i suoi atomi si oppongono alla compressione, quindi generano una pressione. Se le particelle che costituiscono un corpo celeste non avessero nessuna interazione tra di loro, se cioè fossero soggette soltanto alla forza di gravità, fossero dei punti materiali ideali, non ci sarebbe niente che li ferma. Il Sole, se il Sole fosse costituito da particelle dotate di sola massa e basta, cadrebbe verso il proprio centro nel giro di 20 minuti. E noi sappiamo che il Sole esiste da un po' più di 20 minuti, anche da un po' più di 20 anni. Perché? Perché la materia è costituita, come abbiamo visto prima, da particelle che portano una carica. Soprattutto gli elettroni, quando un atomo si avvicina a un altro atomo, le loro nubi elettroniche vengono a contatto e tendono a respingersi. Gli atomi di per sé, se li portiamo a una certa distanza, sono neutri, perché i protoni e gli elettroni sono perfettamente bilanciati, quindi un atomo non attrae un altro atomo. Ma se io cerco di far scontrare due atomi, mi ci vuole molta energia.
e gli atomi non entrano uno dentro l'altro. Questo è lo stesso motivo per cui se io appoggio un oggetto su questo tavolo, questo non ci casca dentro. Perché? Perché le nuvole elettroniche dell'oggetto e quelle del tavolo a un certo punto cominciano a respingersi. Giusto per, visto che hai suggerito e dato là la cosa, uno potrebbe chiedersi, ma perché gli elettroni non vanno nello stesso orbitale? Un orbitale, ricordate cos'è l'orbitale, può essere occupato da un solo elettrone, da un solo elettrone per volta. Questa è proprio una caratteristica degli elettroni, ovviamente anche dei positroni se volete. Esiste un principio, il principio di esclusione di Pauli, che afferma che due elettroni non possono condividere lo stesso orbitale e quindi più di tanto non si avvicinano gli atomi, perché se li volessimo avvicinare, come diceva Roberto prima, le due nuvole dovrebbero compenetrarsi e quindi un elettrone finirebbe per stare in un orbitale di un altro elettrone, ma questo è proibito, non può succedere. E questa repulsione degli elettroni è così forte che impedisce alla materia di un corpo di entrare, compenetrarsi in un altro. E questa è la ragione per cui noi riusciamo a prendere gli oggetti, perché le nuvole degli elettroni della nostra mano interagiscono con le nuvole degli elettroni dell'oggetto che vogliamo prendere, quindi riusciamo ad afferrarlo, perché altrimenti non riusciremo a toccarlo, andremo nel vuoto, perché gli atomi sono vuoti. E qui, come diceva Roberto, è la carica, o la vediamo come una repulsione elettrostatica, oppure vediamo questo dal punto di vista statistico della fisica quantistica con il principio di esclusione di Pauli, cioè gli elettroni non possono entrare nell'orbitale di un altro atomo e quindi questo è vietato e pertanto gli atomi mantengono comunque una certa distanza, più vicino di un tot non riusciamo a metterli. Se io comprimo la materia oltre un certo limite, cosa succede? Che gli elettroni a un certo punto cominceranno ad andarsene in giro, a formare una specie di gas ad alta densità e il mio oggetto diventerà una specie di solido condensato, una specie di brodo ad altissima pressione in cui vagano protoni ed elettroni e ad una sorta di materia degenere, ma di questo parleremo molto molto più tardi. Allora, che cos'è una struttura stellare? Bene, cominciamo a vedere, come dicevo alla fine della slide precedente, alla fine la gravità vincerà su qualsiasi forma di resistenza della materia. Il destino ultimo di tutte le stelle è che la gravità vince, però ci mette molto tempo a vincere. Ci può mettere tempi molto lunghi durante i quali succedono molte cose interessanti, tra cui anche le fasi stabili e lunghe delle stelle che permettono a noi di fare questa chiacchierata questa sera, perché se il Sole non avesse avuto una vita lunga e stabile non ci sarebbe stata vita sulla Terra e noi non saremmo qua su questo pianeta vecchio di 4 miliardi di anni. E riuscire a capire come fa la Terra a essere così vecchia è stata una domanda fondamentale che per molto tempo non ha trovato risposta. Allora, parliamo finalmente di astronomia, guardiamo questa splendida nebulosa, la famosa il trono delle stelle, la nebulosa Aquila, insomma M16, siamo in pieno nel cuore della Via Lattea, uno degli oggetti più visti e fotografati in questa spettacolare immagine di Hubble. Tipicamente le stelle nascono da nebulose oscure che in determinate condizioni subiscono il collasso gravitazionale, cioè queste nubi di materia informe, costituite prevalentemente di gas, a un certo punto, per effetto di perturbazioni, cominciano a cadere su se stessi e a comprimersi, a creare dei nuclei di condensazione di masse considerevoli, paragonabili o superiori a quella del Sole, in cui aumenta la pressione e la temperatura. Ora, per grandi masse di gas soggetti alla legge di gravità e la legge dei gas perfetti è possibile in ogni istante stabilire un'equazione di stato, cioè un'equazione che mi lega le condizioni fisiche fondamentali che sono la pressione e la temperatura
in funzione della posizione all'interno delle nube, all'interno di questa nube. Diciamo che l'equazione di stato dei gas lega la pressione, la temperatura e il volume. L'idea, giusto per banalizzare la cosa, è quando la pressione aumenta, il gas tende a scaldarsi, se il volume è costante. Quindi questo è il classico esempio della pompetta della bicicletta: quando gonfiate la ruota della bicicletta usando la pompetta dopo un po' si scalda, perché state aumentando la pressione dell'aria. Nei gas perfetti la pressione non è altro che la densità di energia termica all'interno del mio gas. L'equazione di stato per i gas perfetti vale anche in condizioni molto lontane da quelle della Terra. Anche al centro del Sole possiamo ancora parlare di gas perfetti, perché abbiamo ancora materia che si scalda quando la si comprime e si raffredda quando si espande, che è il principale motore, poi, che vedremo, per la stabilità della materia. Quando invece la materia non è più un gas perfetto ma è un gas degenere, allora la situazione può essere drammatica, perché non c'è più questa risposta di compensazione. Allora, qui vediamo una semplice animazione, semplice, apparentemente semplice, quella, in realtà è una simulazione. È una nube di gas, quella. Estremamente evoluta, che ci fa vedere come da una nube sferica di gas partano delle condensazioni. Questa, diciamo, è un'esemplificazione visuale del teorema del Virchow, che non vi enunciamo, non vi dimostriamo, tantomeno. Cosa dice questo teorema fondamentale per gli oggetti astronomici? Che una quantità di materia che cade su se stessa impiega metà dell'energia gravitazionale per riscaldarsi e irraggia l'altra metà. Quindi l'energia potenziale gravitazionale, quindi l'energia potenziale di caduta di questa materia, viene convertita in energia termica e viene emessa all'esterno. Ecco, vedete qua, nella nostra nube si formano questi vortici e i pallini sono stelle che vengono espulse dai gruppi che mano a mano nascono. In tempi, qui la scala dei tempi corre veloce, ma è poco in termini astronomici. Sono anni, quelli da sopra. 250.000 anni, poca roba rispetto alla scala dell'universo. Vedete quanto poco tempo ci mettono le stelle a venire formate e venire espulse. Poi dezoomiamo, ecco, andiamo a vedere la nostra nube sferica, cosa è diventata in pochissimo tempo. Vedete, da una palla di gas informe siamo arrivati a una cosa che ricorda già certe immagini astronomiche, quindi una nube tutta tormentata, contorta, piena di filamenti, con dentro un ammasso di stelle. Durante questo processo, appunto, molta energia viene emessa nello spazio e una parte di questa energia viene immagazzinata nelle stelle sotto forma di energia termica. Questa energia è quella che poi mi determina cosa succede all'interno del mio oggetto. A un certo punto, la caduta della materia, qui possiamo già parlare di una protostella, quindi di un qualcosa che comincia già a essere caldo, si arresta perché? Perché la pressione del gas diventa abbastanza ad arrestare la caduta. Per la Terra questa pressione è soltanto quella generata dalla materia solida. La Terra è prevalentemente solida, ha degli strati fluidi a metà, all'interno è di nuovo solida, non ha bisogno di diventare gassosa per stabilizzarsi, può permettersi il lusso di rimanere solida. Per una stella bisogna arrivare a una situazione di tipo gassoso, un gas però che ha delle proprietà abbastanza significative. Guardate, densità, qui parliamo di 160 volte quella dell'acqua, temperatura 16 milioni di gradi. Come si ricavano queste grandezze? Semplicemente dall'equazione di stato. Per una grande massa di gas, soggetta soltanto alla forza di gravità e alla legge dei gas perfetti, facendo assunzioni semplici sulla composizione chimica, anche ponendo che sia costituita tutta da idrogeno, è possibile
senza tirare in ballo nessuna fisica evoluta, proprio con la fisica del liceo, arrivare a risolvere una semplicissima equazione che mi dice così, a occhio e a spalle, quali devono essere le condizioni al suo interno. E le condizioni al suo interno sono queste. Densità di un centinaia di volte quelle della materia ordinaria e temperature dell'ordine dei 15 milioni di gradi, che è una temperatura considerevole. Questo soltanto imponendo la stabilità della struttura. Ed è una cosa sorprendente che noi possiamo dire che le stelle sono tante semplicemente imponendo che la loro struttura stia in piedi, imponendo che ci sia un flusso di energia tale da mantenere la stella in piedi e che ogni massa al suo interno sia stabile, non rischi né di cadere né di venire espulsa all'esterno. Bisogna anche tenere conto che con queste temperature non possiamo tenere conto soltanto della pressione del gas, ma dobbiamo tenere conto anche della radiazione elettromagnetica, perché un oggetto caldo, come ad esempio queste lampadine, emette luce, emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica, e a 15 milioni di gradi ovviamente questa produzione è estremamente intensa. La produzione di energia elettromagnetica va, mi pare, come la quarta potenza della temperatura, quindi c'è un enorme flusso di energia che attraversa la mia struttura, che non chiamo ancora stellare, la mia struttura protostellare. Questa energia spinge la materia, esercita essa stessa una pressione sulla materia e cerca di uscire. In funzione della massa totale, l'energia può venire trasportata sostanzialmente in due modi: o in maniera diretta, quindi come luce, come radiazione, o facendo ribollire la materia, come avviene con una pentola sul fuoco. Il calore del fornello arriva alla superficie non direttamente, ma mettendo in movimento le masse d'acqua. Questi movimenti di radiazione o di ebollizione si presentano in varie zone della nostra struttura stellare in funzione di quanto è grande la stella. La figura centrale rappresenta più o meno quella che è la situazione del Sole, nel quale il trasporto avviene prevalentemente per via radiativa e avviene soltanto nella parte superficiale per via convettiva. Questo dà luogo anche ai fenomeni che poi vediamo sulla superficie del Sole, perché la superficie del Sole è proprio in ebollizione, è costituita da migliaia di piccole cellette convettive che costituiscono la granulazione, al di sotto delle quali ci sono dei grandi moti di masse, che tra l'altro sono anche di materia parzialmente ionizzata, quindi spostano anche grandi cariche elettriche, e poi sono le responsabili, ancora non del tutto spiegate, del famoso ciclo di attività solare, del suo enorme campo magnetico, dei fenomeni della corona, delle protuberanze, e alla fine anche del vento solare che causa le aurore polari sulla Terra. Tutto questo comporta tra l'altro un'interazione pesantissima tra la radiazione e la materia, perché a queste temperature qua la materia è completamente ionizzata, quindi non parliamo più di atomi, ma parliamo di un brodo denso di atomi e di nuclei e di elettroni. Questa materia si comporta come una specie di metallo liquido, un plasma, che è estremamente opaco. Quando parliamo di trasporto radiativo facciamo attenzione, perché la radiazione fa un'enorme fatica a uscire dalla stella. Si calcola che un fotone generato al centro del Sole impieghi qualche milione di anni a uscire. Tenete conto che la distanza in gioco è di 700.000 km, quindi se la luce viaggiasse alla velocità della luce impiegherebbe 2 secondi. La luce viaggia sempre alla velocità della luce, ma invece di andare dritta fa un numero incalcolabile di rimbalzi all'interno della mia struttura e ci mette appunto qualche milione di anni a uscire, ovviamente molto stanca, molto degradata, per cui dai 15 milioni di gradi dell'interno la temperatura poi alla fine sarà molto minore. Quanto minore? Ce lo dice di nuovo la stabilità. Il flusso di energia che parte dal nucleo, possiamo parlare di flusso di energia perché c'è una enorme differenza di temperatura,
arriva alla superficie come emissione luminosa. Emissione luminosa che deve essere tale da consentire il sostentamento di questo flusso. Quindi la nostra protostella assume una certa temperatura superficiale e brilla, comincia a emettere luce. Nel caso del Sole la temperatura è di 5500 Kelvin, quindi diciamo, sostanzialmente 5500 gradi dei nostri. C'è un piccolo problema: quando l'energia arriva alla superficie, fuori c'è il vuoto, a quel punto l'energia se ne va veramente via alla velocità della luce e abbandona il mio oggetto, e quindi abbiamo una perdita di energia, una perdita netta di energia. Questa energia scappa e non la recuperiamo più. Quindi il nostro ipotetico Sole perde continuamente quantità favolose di energia. E quanta può permettersi di perderne? Noi potremmo pensare che il Sole, perdendo energia, potesse recuperare questa energia a spese del famoso teorema del Virgliale, quindi ricostituire la sua temperatura originaria continuando a cadere un po' su se stesso. Quanto? Potrebbe vivere qualche milione di anni. Prima abbiamo parlato del tempo ideale di caduta, quella puramente gravitativa, cioè se le particelle del Sole fossero dei puntini di materia, 20 minuti. Qui abbiamo la velocità di caduta gravitativo-radiativa, che è dell'ordine di qualche milione di anni, mi pare 30 milioni di anni per il Sole. Se il Sole emettesse energia e basta, potrebbe durare 30 milioni di anni. E fino al Medioevo questo andava benissimo, a parte che nel Medioevo nessuno aveva ancora calcolato la temperatura all'interno del Sole, ma la cosmologia, che era basata sull'interpretazione letterale del racconto biblico, diceva che il mondo aveva 6.000 anni, va benissimo, figuriamoci, 30 milioni di anni, va più che bene. Alla fine dell'Ottocento hanno cominciato ad arrivare quei rompiscatole dei geologi che dicono: scusate, il mondo è un po' più vecchio di 6.000 anni e anche di 600.000. E questa bella trilobite è già una giovanetta rispetto all'età della Terra, potrebbe avere qui 400 milioni di anni. Esistono forme di vita unicellulari in cui esistono microfossili che hanno 3 miliardi di anni. Le rocce più antiche della Terra ne hanno quasi 4, esistiva la solare si è sforzata 4,58 miliardi di anni fa. Lo sappiamo con molta precisione. A datare le cose siamo diventati bravissimi. Quindi, giusto per fare un piccolo riassunto e lasciarci con qualche interrogativo, perché guardo l'ora. Siamo alla penultima slide, proviamo a ricapitolare, a dire velocissimamente quello che Roberto ha spiegato nell'ultima mezz'oretta, negli ultimi 30 minuti. Abbiamo visto tramite la simulazione che si parte da una massa di gas più o meno sferico, intervengono le forze gravitazionali e quindi le particelle del gas tendono a cadere verso un determinato centro di massa, si vengono a formare quei bozzoli, quei grumi, quei punti di accrescimento. Adesso soffermiamoci su uno di quei punti di gas in accrescimento. Man mano che il gas collassa, il gas si riscalda. Questo per una nota legge dei gas perfetti, PV uguale NRT, la studierai quando andrai al liceo, però fondamentalmente è una legge che ci dice che più si riduce il volume, più aumenta la pressione, più deve aumentare la temperatura. Quindi man mano che il gas collassa, la temperatura del gas aumenta. La temperatura del gas aumenta, attenzione, e quindi può aumentare fino a un punto tale da fare, per così dire, per rendere luminoso il corpo stesso. Il gas è luminoso proprio per il fatto che diventa luminoso, abbiamo un'energia radiante e quindi una parte di questa energia se ne va nello spazio.
la stella tende a raffreddarsi, diciamo, questo corpo celeste tende a raffreddarsi. Nel momento in cui si raffredda, cosa succede? Collassa, ma collassando si riscalda e quindi riemette energia, ma rimettendo energia si raffredda e cosa fa? Collassa. E quindi c'è questo equilibrio. In una stella o una protostella, il miglior modo per farla riscaldare è raffreddarla. Togliete l'energia, questa si riscalda. Quindi, proprio per il fatto che c'è un'energia radiativa, cioè che si irradia, la stella si raffredda, il corpo celeste si raffredda, tende a collassare, si riscalda e si va avanti così. Ma si può andare avanti così? Per certi oggetti sì. Sì, fino a un certo numero di anni, per un certo numero di anni. E poi cosa succede? Succede che si raffredda e collassa, si raffredda e collassa. C'è questo processo che adesso io l'ho reso a gradini, ma in verità è continuo. Perché si raffredda sempre e collassa sempre, si raffredda sempre e collassa sempre. Ma poi si ferma o non si ferma questo collasso gravitazionale? E sì che si ferma. Si ferma perché interviene il principio di esclusione di Pauli. Gli elettroni più di tanto non possono stare poi alla fine vicini e quindi arriverà un punto che la stella collassa ma non si scalda. E si spegne del tutto. Ci impiegherà molti anni, ma poi dopo si raffredderà. Rimarrà un oggetto molto compatto, molto denso, sostenuto soltanto dalla degenerazione elettronica, il fatto che gli elettroni più di tanto vicini non vogliono starci. Questo è il riassunto della puntata odierna. Adesso dobbiamo, la prossima volta, chiosare per cercare di capire come mai il Sole è in vita. Capite che adesso manca qualche meccanismo. Qui abbiamo un'immagine che quella non è una foto, è un'immagine. Perché il mecca, scusa Roberto, ecco, questa è una. Però volevo finire dire che quindi qualcosa che manca è la stella collassa e perde energia. Quindi ci vuole un meccanismo che fornisca l'energia. Che fornisca quell'energia che viene irradiata. Se c'è qualche fonte supplettiva che fornisce energia, quell'energia che viene irradiata, la stella è stabile. Qui l'abbiamo chiamata combustione, in realtà una combustione chimica non basterebbe, ci vuole un altro tipo di combustione, ovviamente voi lo sapete già perché l'avete letto tutti i libri, però per adesso non ve lo diciamo e ci accontentiamo di questi oggetti che invece esistono nell'universo, se ne conoscono adesso molte, difficili da osservare perché sono estremamente deboli e emettono fuori solo radiazione infrarossa, sono le cosiddette nane brune, delle mezze stelle che raggiungono temperature magari dell'ordine di 500-1000 gradi e che su tempi lunghissimi, queste stelle possono sopravvivere anche per miliardi di anni, perché di energia ne mettono poca, e però alla fine saranno destinate a spegnersi. Un esempio estremo di micro quasi stella ce l'abbiamo vicinissima a casa, se usciamo, se non è un volo, lo vediamo adesso alto in cielo ed è Giove. Giove emette una piccola quantità di energia proprio a spese del collasso gravitazionale, che va avanti dalla nascita del sistema solare. Giove emette un po' più dell'energia che gli arriva dal Sole, è un po' più caldo di quello che ci si aspetta. E la massa di Giove è un millesimo di quella della massa del Sole, è decisamente piccola. Ma se la sua massa fosse 80 volte superiore, il Sole non avrebbe un pianeta, ma sarebbe una stella doppia. Sarebbe un'altra stella, perché sarebbe in grado di mantenersi accesa.